tutti voi ci siete, quindi fra poco partiamo con l'hashtag Io Resto a Casa, speciale La Voce del Sindaco, oggi mercoledì 15 aprile 2020. Quindi partiamo subito con la sigla e poi rientriamo con i dati. Il nostro numero WhatsApp a cui potete, dovete e possiate, diciamo anche verbi che non c'entra niente, scrivere qualora voleste. Allora, prego, buonasera a tutti i radioascoltatori e anche da me. Ciao Checco, ti lascio la parola, ciao, per Henry, il consueto spazio dedicato ai numeri. No, infatti io ho 2 giorni che non faccio il programma, sono già fuori allenamento, infatti non avevo la pagina pronta, ho dovuto temporeggiare per farla. Aggiorniamo i dati a livello nazionale, la crescita degli attualmente positivi sale di un dato veramente memorabile, cioè più 675 casi, cioè per la prima volta si scende sotto i 1000 casi in più giornalieri, quindi si arriva a 104.291 casi attualmente positivi. I decessi purtroppo salgono a 21.067, più 602 rispetto al giorno prima. Dimessi, guariti, più 1.695, 37.130 i totali, e da inizio epidemia contiamo 162.488 casi, più 2.972 rispetto al giorno prima. Cosa dicono i numeri oggi? Questa è la riflessione di del Sole 24 Ore. Flette la curva epidemica nazionale dei contagi totali su un giorno, oggi 14 aprile, cioè ieri, segnando 1 più 1,8 contro il 2% di ieri, quindi la crescita dei casi totali dell'inizio epidemia cresce sempre meno. Sempre meno. Non sta andando in controtendenza, ma cresce comunque con una velocità minore. Un dato quasi scontato visto il calo dei test tampone analizzati durante le festività pasquali. Quindi sì, questo dato è da vedere un attimino, sì, con le pinze. C'è sempre da mettere in relazione il quantitativo di tamponi che viene, sì, usato. Insomma, essendoci stato Pasqua, Pasquetta, probabilmente questo dato è oggi... Cioè ieri sono arrivati i risultati dei tamponi fatti nel periodo pasquale, quindi relativamente bassi. Ma noi ci auguriamo che anche oggi alle 18 i dati che vengono dati siano in questa tendenza, nonostante la Pasqua. A livello regionale la Lombardia continua la sua crescita di sempre 1000 casi al giorno ieri, con una percentuale che però è di 1,68% rispetto alla volta prima. L'Emilia Romagna anche a 20.000, supera 20.000 casi. Il Piemonte è la regione che ha la percentuale di crescita più alta, col 3,25%, arriva a 17.690 casi totali da inizio epidemia.
andiamo a vedere il dettaglio a livello provinciale. La provincia di Torino è quella che ha più casi con 8.339, seconda la provincia di Alessandria e poi la provincia di Cuneo che ha anche una delle crescite più alte a livello regionale. La più alta è quella di Asti con 9,46%, Cuneo 8,71% e si raggiungono i 1.747 casi. Un dato tra virgolette, con tante virgolette ma tante, confortante è quello che comunque Cuneo rispetto alla popolazione ha la percentuale nettamente più bassa rispetto alle altre province. Perché è una provincia molto popolosa, lo ricordiamo sempre. Sì, ci sono circa, siamo a sfiorare i 400-500 mila abitanti. La percentuale di contagi sulla provincia di Cuneo è dello 0,298, cioè quindi 0,3% rispetto alla popolazione. La regione meglio messa la provincia meglio piazzata dopo è la provincia di Torino con lo 0,37%, quindi comunque c'è un dato già più alto e le altre sono tutte 0,4-0,5, quindi sulla percentuale della popolazione è molto molto bassa rispetto alle altre. Andando invece sull'internazionalità del Covid, perché purtroppo il Covid non ha colpito solo l'Italia, ma ha veramente messo in ginocchio il mondo intero e soprattutto in particolar modo l'Europa. La Spagna sale a 100, citiamo gli Stati Uniti dopo, la Spagna sale a 172.541 casi, con ben 18.000 e passa decessi, con una percentuale del 10,5%. L'Italia, come l'abbiamo già detto, arriva a 21.000 casi di decesso. La Francia comunque non è da meno come percentuale, perché arriva al 12% con 15.748 decessi su 131.000 casi accertati, quindi anche lì c'è una percentuale del 12%. E vediamo tutti gli altri paesi europei, a parte la Germania, a parte, che hanno una percentuale superiore al 10%, cito Belgio al 13,36%, percentuale più alta in assoluto, Paesi Bassi 10,71%, la Francia come abbiamo detto il 12%, e la Germania citiamo sempre il 2,51%, questo dato anomalo che col senno di poi a un certo punto si scoprirà perché questo dato è così basso, probabilmente per il numero di tamponi fatti, probabilmente perché il dichiarare il decesso di un Covid è diverso da come lo viene dichiarato qua, perché qua a volte magari se una persona muore di qualcos'altro, ma al Covid è comunque considerato decesso Covid, viene accorpato insomma nel gruppo dei decessi per Covid e basta. E questo è tutto quello che riguarda. Cito ancora gli Stati Uniti, che è il paese al mondo più colpito, con ben 607.670 casi di contagio. I decessi vanno in impennata, si arriva a quasi 26.000 decessi da inizio epidemia. Gli Stati Uniti adesso hanno veramente una crescita che si sta un po' affievolendo, la curva inizia a fare un po' di pendenza verso il basso, ma comunque è sempre bella considerevole. Questo è tutto per quanto riguarda i numeri dei contagi. Io manderei un bel pezzo, con un gran pezzo. Sì, passiamo a uno dei pezzi più famosi di Tracy Chapman, la splendida cantante afroamericana, Talking About a Revolution. Don't you know we're talking about a revolution that sounds like a don't you know we're talking about a revolution that sounds like a while they're standing in the world behind crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh.
now. I'm talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. Are starting to turn. I'm talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. I'm talking about a revolution. Oh, oh no. I'm talking about a revolution. Oh, oh no. I'm talking about a revolution. Parlando a proposito di una rivoluzione, torniamo in diretta con lo speciale Io resto a casa, la voce del sindaco. Passo la parola a Checco per il prossimo intervento. E allora, come di consueto, andiamo a fare una piccola rassegnazionina stampa, sì. Perché oramai di rassegnazione ce n'è parecchia. E la prima notizia che leggo è bonus 600 euro, ecco i primi accreditati dall'INPS. Pare che siano arrivati. Oggi i primi conti hanno iniziato a vedere questi 600 euro, c'è chi dice che sono troppi, c'è chi no, non è vero, nessuno lo dice. C'è molti che dicono che sono pochi, però sono comunque già un bel aiuto che arriva. Comunque sono arrivati. Sono arrivati, sì. Arriveranno. E chi non li avesse ancora ricevuti, e parliamo di partite IVA, liberi professionisti, eccetera, eccetera, ovviamente non chiunque li poteva richiedere, se non sono arrivati oggi, arriveranno domani, massimo dopodomani, perché era stato proprio comunicato dall'INPS che sarebbero arrivati tra il 15 e il 17 di aprile. Oggi è il 15, stamattina alle 8.30, su tanti conti correnti si è visto l'accredito proprio da IMSS con via Ciro il Grande, eccetera, eccetera. Ed è un'emozione, perché di solito sì, si fa il contrario. Segno meno, insomma. E diciamo è già una bella iniziativa. La giudicheremo poi dopo, col senno di poi, perché a oggi servono per magari fare spesa, per far fronte a delle necessità, certo, di primo ordine. Questo qua è tutto. Invece, citando la mappa, quello che chiamano la mappa Covid-19, la mappa Piemonte, che la regione Piemonte ha messo in online, Bra conta da questo sito totale positivi 109 casi. Sono uscite comunque, aggiornato a oggi alle ore 8.45 del mattino. Su questo dato, diciamo, ci sono state molte discrepanze legate al dato comunicato da ASL e il, sì, dato effettivo su questo. Questo però è il dato che si trova su Regione Piemonte, esatto, non sappiamo né i guariti né i decessi da quello, sappiamo il totale penso da inizio epidemia, adesso non, sì, so cosa... Anche, se sono scritto totale positivi non specifica se attualmente oppure il totale, appunto, come hai detto tu, dell'inizio dell'epidemia. Sì, e infatti parla però positivi per comune di domicilio e non residenza, e ripeto sempre, c'è una differenza sostanziale su quello che è domicilio e residenza. Ovvio, per quanto riguarda un'ipotesi contagio, è più importante un domicilio che una residenza, perché comunque se io, questa è una riflessione che avevo fatto con altre persone, se io ho la residenza a Canicattì ma vivo a Bra e sono positivo, ho il rischio di contagiare la gente di Bra, esatto, non di Canicattì, per quanto io sia residente. Quindi è importante anche la questione del domicilio. Bisogna solo capire questi dati se siano poi effettivamente, perché poi se si fa un conto totale a livello provinciale certi numeri non tornano, sì, precisamente. Infatti leggevo anche per esempio che nel Monregalese molti comuni insomma di Mondovì e limitrofi non si ritrovano con questi dati. Quindi. Infatti, ma così come anche col comune di Bra abbiamo avuto quello, ma l'importante è capire che da adesso in poi questo dato qua non cresca più di tanto, ma rimanga sostanzialmente fermo, soprattutto se a Pasqua avete fatto i bravi, lo scopriremo fra due settimane. E questa è la cosa più bella che dovremmo sapere, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e che tutto vada bene. E l'ultima notizia che leggo è Idea Web, articolo del nostro amico nonché speaker Danilo Lusso, che ci aiuta spesso con quello che è la redazione anche di tutto quello che è la rassegna stampa che noi facciamo. Nuovo bollettino sanitario sull'emergenza Covid-19, l'articolo uscito appunto ieri alle ore 20.55, che è stato un po' il riassunto anche di quello che il sindaco ieri ha detto in puntata. Le puntate scorse le potete ascoltare anche su Spreaker, e cercate La Voce del Sindaco, vi appare tutto. Oppure leggetevi i resoconti anche che fa Danilo su Idea Web, perché veramente riassume molto bene quello, sì, che è stato detto. Confermo. Noi dopo la canzone rientriamo con la telefonata a Gianni Fogliato, sindaco di Bra. Questo chi è?
Questo è il nostro Vinicio Capossela con uno dei, anche qua, dei pezzi suoi più conosciuti, insomma, che si usava molto quando si poteva ancora, insomma, fare festa. Ci auguriamo che possano tornare quei tempi quanto prima. Salsicce, fegatini, viscere alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. E il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. La desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. C'è chi chiude, c'è chi apre, c'è chi stringe, c'è chi stringe, c'è chi abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Anni due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Maldati, il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano, ecco iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantalata. (349) 192 7726, qualora voleste farci domande, qualora voleste tenerci compagnia, questa è Radio Brown the Rocks, la vostra web radio, il vostro punto di riferimento musicale e informativo delle 17. Infatti, che cosa state ascoltando? Lo speciale hashtag Io Resto a Casa, la voce del sindaco, è proprio perché si chiama così. Adesso facciamo la solita telefonata al sindaco, con tanto di squillo in diretta, perché a noi ci piace creare anche quell'attimo di suspense. Allora sto chiamando Checco, vediamo un po', aspettiamo appunto come hai detto tu il classico squillo di... eccolo qua, stiamo cercando di sentire Gianni. Pronto? Ah, eccolo qua. Pronto Gianni, ciao, Brown the Rocks, oggi Enrico e Checco, ciao. In trasmissione. Ciao Gianni. Ciao a tutti, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Grazie, io ti lascio come sempre la tua comunicazione. Ma se vuoi fare tu qualche domanda prima e poi dopo darò alcune comunicazioni, come vuoi, oppure ci alterniamo, ecco. Va benissimo, così allora rimane... inizio con una domanda allora, così almeno sì. mi scaldo subito le ugole. Una domanda è sempre sui fantomatici buoni. Sì. Ci chiedono se c'è la possibilità, cioè se c'è la possibilità, se è prevista quella che io la chiamo, l'ho riassunto un po' così, una seconda tornata. Ad esempio, le persone che hanno già fatto richiesta del buono spesa, del voucher, del bonus, chiamiamolo come si vuole, a un certo punto ci sarà quella che è una seconda tornata. Ma allora, non posso escludere nulla così a priori. Però guardiamo i numeri in questo momento, okay. Siamo a livello di circa 500, per la precisione 465 buoni spesa già consegnati, però considerando quello che sono già in prenotazione siamo già anche oltre 500, il che vuol dire aver occupato o si va verso la fine settimana a occupare la cifra avuta, che ricordo era di 157.200, avuta dallo Stato, in quanto a oltre i buoni spesa già
già emessi o di prossima missione, si sono anche consegnate 1000 borse spese alle famiglie seguite dagli assistenti sociali. Pertanto vuol dire che si sono raggiunte circa da una parte 1000 borse spesa e dall'altra altre 500 famiglie, perciò una fetta importante del nostro tessuto cittadino. Noi, come abbiamo già comunicato nei giorni scorsi, abbiamo lanciato questa campagna Io Aiuto Bra, ci sono donazioni che stanno arrivando, avevamo detto che una parte di questo servirà anche per emergenza alimentare, pertanto integreremo i fondi dello Stato con fondi del Comune, con questi soldi, con un preciso regolamento che andremo a determinare in questi giorni, pertanto può darsi che ci sia un giorno o due di blocco alla fine di quello che è la cifra stanziata dallo Stato, per poi integrare con fondi comunali e uno specifico regolamento. Bene. Io per ora al momento ho un'altra domanda, ma preferisco fartela. Sì, allora diciamo che, visto che parlavamo del fondo Io Aiuto Bra, che continua a fluire, invito ad aderire, ricordo sempre i tre scopi: dispositivi di sicurezza, emergenza alimentare, progettualità di aiuto economico sia a privati che al mondo produttivo. Parlavamo l'altro giorno della consulta del volontariato, oggi ho avuto la comunicazione che anche la consulta pari opportunità ha deciso, ci ha inviato comunicazione, che una parte della disponibilità che ogni anno il Comune mette a disposizione per la consulta rinunciano di girarla a Io Aiuto Bra. Pertanto grazie anche alla consulta pari opportunità. Quindi hanno donato la loro detta un po' in modo informale, hanno donato la loro fetta alla cittadinanza, al comune. Sì, una parte è donata. Benissimo. Esatto. E visto che si parlava di consegna, anche dei buoni spesa, l'altra consegna, vi è arrivato a Bra da parte della Protezione Civile regionale 400 mascherine lavabili. Diciamo che a Bra, essendo comune capocom, sono arrivate anche le mascherine per i comuni raggruppati, che poi abbiamo dirottato a questi comuni. Sul nostro territorio sono arrivate ieri queste 400 mascherine servono per, su indicazioni della regione, principalmente per polizia municipale, per tutta l'attività di protezione civile, ma noi ne abbiamo dirottate oltre 100 anche alle strutture di case di riposo presenti nella nostra città per gli ospiti, perciò per integrare le dotazioni che loro hanno già in essere. E ringrazio il personale comunale che già stamattina le ha consegnate alle case di riposo. Bene. Posso fare una domanda, visto che oggi ti faccio una domanda, visto che oggi, tra l'altro, è stato il primo giorno di scuola, tra virgolette, di scuola virtuale, di didattica a distanza, perché in quello che era previsto come vacanza pasquale, comunque c'è stata un'interruzione della didattica a distanza. Una domanda che ci arriva, che è legata anche non proprio direttamente alla scuola, è legata invece all'estate ragazzi. So che ne avevamo già parlato di un argomento, ma ci chiedono se si sa o no, adesso se puoi saperlo già in questo momento o magari nelle prossime puntate, se ci sarà o no l'estate ragazzi quest'estate per i bambini piccoli. Ho capito. Allora, dire con certezza se ci sarà, come sarà, adesso è prematuro. Direi una cosa che potrebbe essere smentita da lì a 15-20 giorni. So per certo che ci si sta lavorando,
che la cooperativa Alice, che si occupa ormai già da anni della nostra estate ragazzi, sta lavorando insieme a tutti i suoi educatori e animatori per mettere a punto il programma, per essere pronti. Questo sì, se le condizioni e come sarà possibile, non ci troveremo così impreparati. Perfetto, quando poi si sapranno informazioni più certe. Certo o meno, dipende da tanti fattori. So che ne approfitto, visto che parlavi scuola, ecco, in tempi ordinari oggi sarebbe stata la ripresa della scuola dopo le vacanze di Pasqua. So che comunque la scuola è partita ugualmente, perché con le lezioni online, devo dire sia per quanto riguarda gli istituti superiori della città, ma anche grazie anche alla nostra collaborazione, più che nostra, dei volontari della Protezione Civile, che hanno permesso che anche le famiglie che ne erano sprovviste di ricevere un tablet. Pertanto anche le scuole primarie e medie della nostra città hanno ripreso le lezioni online. E sul tema scuola l'ho visto oggi, non so se già girava nei giorni scorsi, ma mi ha colpito moltissimo un video del coro del liceo Giolitte Gandino. Ecco, invito chi ha la possibilità di guardarlo. Molte volte vediamo sulle TV nazionali video di cori, di orchestre, che noi in loco abbiamo dei bellissimi cori. Uno di questi è il coro del liceo Gandino. Gli alunni e le alunne, principalmente alunne, che compongono il coro, hanno messo il loro volto da casa loro ed è veramente bello sentirli. No, non lo sa, questa qua non la sapevo, andrò sicuramente a, sì, ad ascoltare questa cosa perché è interessante. Invece se ancora sì, sì. Ti lascerei ho un'altra domanda, ma se no ti lascio, che in realtà ho la domanda ma ho già anche la risposta, perché è una domanda che ho dovuto girare per diciamo competenza di settore all'assessore ai rifiuti, perché è una domanda sui rifiuti. Ci tengo un attimo a farla, così almeno la rispondo anche in diretta. Ci dicono praticamente che chi sa di essere positivo e quindi rimane a casa in quarantena non deve fare la differenziata ma gettare tutto insieme. Ci hanno chiesto, potete chiederlo al sindaco, io ho girato oramai per diciamo esperienza storica in queste domande all'assessore Borrelli, mi ha risposto che è così, che chi è positivo e a casa non deve fare la differenziata, ma giustamente che comunque l'ASL queste comunicazioni al positivo, alla persona risultata positiva, viene fatta personalmente. Hai fatto bene, no, devo, ne approfitto a ringraziare tutti i miei colleghi di giunta, ci siamo organizzati in modo che ognuno, in base un po' alle deleghe, tutto sta seguendo i vari campi, le varie progettualità, in modo da rispondere meglio possibile a questa emergenza. E toccando sempre il settore che sta seguendo Massimo Borrelli, ci tenevo a dire che continuano le sanificazioni nelle parti esterne grazie all'opera del gruppo antincendi boschivi della nostra città, e poi continuano anche i lavaggi straordinari delle strade man mano nelle varie zone della nostra città. Perfetto. Questo è importante che si sappia, ecco, questi sono altri interventi. Devo veramente ringraziare il gruppo Antincendi Boschivi per la preziosa collaborazione che ci sta dando. Si permetti allora a questo punto, prego, ancora un'informazione, perché so che forse alcuni ve l'hanno chiesto nei giorni scorsi o mi sono arrivati anche alcuni chiarimenti per quanto riguarda in questo momento
la ripresa dell'attività produttiva. Allora, compito è anche di interfacciarmi con le principali aziende del territorio. Ecco, poi alcune possono operare, altre in base al settore merceologico e codice Ateco non possono operare. Pertanto in questo momento le tre aziende più grosse della nostra città presentano questa situazione. La Rolfo è chiusa, l'ARPA ha un 30% di forza lavoro presente e l'Abete invece è aperta in modo ordinario. Okay. Ecco, questa è la realtà delle tre principali aziende locali. Bene. Se prego, non prego. Hai altre, no, non ho altre domande. Ho finito le domande. Vorrei chiudere prima dell'appello, ecco, che in qualche modo questa riflessione che vorrei condividere mi fa anche un po' da alzata di palla sull'appello dopo. È un breve articolo che ho visto su una rivista che ricevo, che è Aggiornamenti Sociali. Questo mi fa ricordare che quest'anno intendo anno, un po' come anno scolastico 2019-2020, la scuola di pace ha dovuto chiudere la propria attività in modo anticipato. Normalmente si chiudeva con gli ultimi incontri fine aprile e inizio maggio, logicamente ciò non è stato possibile. Un ospite che abbiamo avuto diverse volte alla nostra scuola di pace, che collabora da tanto tempo anche col gruppo Abele, è la sociologa Chiara Saraceno. Bene, in una su Aggiornamenti Sociali Chiara Saraceno dice pronto? Io okay. Parla di pronto, mi sentite? Okay, parlava del concetto di interdipendenza di responsabilità e richiama dei concetti che ci siamo detti tante volte, cioè io mi devo prendere la responsabilità non solo della mia salute ma della tua salute e della salute di tutti. Questo messaggio che una società per funzionare abbia bisogno del contributo di tutti è molto potente e spero che rimanga anche dopo passato questo tremendo momento. Certo. Ecco, questo è importante, questa è una lezione, è un valore che ci dobbiamo fare nostro in questo periodo per poi svilupparlo in maniera molto forte dopo. D'altronde vediamo in questo momento come il servizio sociale diventi essenziale nella nostra vita comune. Pertanto il fatto che ognuno è responsabile per se stesso ma anche per gli altri e dà più forza ancora alla chiusura. Aiutati ed aiutaci. Benissimo, oggi l'hai chiusa proprio bene con un bel collegamento con l'ultimo argomento. Grazie, e se non ci sono altre informazioni, penso, perché avendo dato lo slogan. Appuntamento domani. Grazie Gianni, a domani e buona serata. Grazie anche a voi e buon lavoro. Abbiamo appena sentito il nostro sindaco Gianni Fogliato, e quando dico nostro, della città di Bra, perché magari c'è anche qualche non braidese che ascolta, ma quando ci ascoltate siete un po' tutti braidesi, quindi è il nostro sindaco di Bra. Ora andiamo a sentirci un pezzo che Enrico ci presenterà. Sì, questa è la colonna sonora del film Un uomo da marciapiede ed è Everybody's Talking, nella versione di Harry Nilsson, anche che ha la coverizzata. Adesso non ricordo più chi è l'autore originale, ma questa è sicuramente la versione più famosa. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
rose, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like snow. Arriviamo alle conclusioni di questa puntata speciale, hashtag io resto a casa, la voce del sindaco. E alcuni tra l'altro mi hanno chiesto perché è speciale, perché appunto è uno speciale. Sì, quando non era nel palinsesto. Non era nel palinsesto. Chi se lo poteva immaginare. È speciale anche perché è speciale. È speciale, esatto. La parola stessa già lo dice. Leggo solo una notizia che arriva da Rai News 24, che si prevede un calo del PIL quest'anno del 9.1%, cioè vuol dire veramente un calo incredibilmente alto. Bello, bello sensibile. Ecco. E speriamo sia un po' meno, ma vuol dire che nel 2021 tecnicamente ci dovrebbe ci essere più PIL. Un PIL, sì, più PIL, bravo, hai detta giusta. E ce lo auguriamo tutti. Ce lo auguriamo tutti. E la mia riflessione invece vuole andare a oggi, primo giorno di scuola dopo le vacanze di Pasqua. Chiamiamo le vacanze perché giustamente sembra, ma vi assicuro che, come ho già detto all'inizio, è molto stancante la didattica a distanza, stare attaccati a un computer, cercare sia per i ragazzi che per i docenti, cercare sia di far apprendere sia di apprendere, perché bisogna essere da una parte innaffiare e dall'altra essere sì. Spugne, ma allo stesso tempo anche confrontarsi, perché ricordiamo, le lezioni non sono per forza una lezione frontale dove uno parla e tutti apprendono, ma deve esserci anche una sorta di confronto. Spesso in classe magari si dice sempre: Enrico, che cosa ho appena detto? Oppure: Enrico, sì, secondo te... me lo dicevano molto spesso. Secondo te Ungaretti cosa voleva dire in questo? E allora questo confronto, certo, fa sì che online diventa dieci volte tanto più faticoso, ma più faticoso per le famiglie. Diventa, io ci pensavo, dicevo, vabbè, ma che ci va a fare la didattica online? Basta uno smartphone con una connessioncina discreta, e quello abbiamo capito che per molti può essere un problema, ma tante scuole aiutano. Ma soprattutto, no? Hai un computer e una connessione che non è proprio il massimo, e sei tre fratelli, uno che fa quarta superiore, uno prima e l'altro seconda media. E sono tutti lì che... Sai, portapenne come vogliono. Sì, alle 10 io c'ho italiano. No, dai, io alle 10 c'ho inglese, devo fare qua. Ma io c'ho la maturità, ma io c'ho qua. Quindi anche in casa, cioè, quando si ha due figli, tre figli, devono affrontare le didattiche a distanza con tanti ragazzi, cioè con questi tre ragazzi che devono cercare di dividersi magari un solo computer, o per i più fortunati magari tre computer e una linea fibra ottica che va a 100 megabit al secondo. E la mia riflessione voleva finire lì, cioè, quindi sì, diciamo che a un certo punto speriamo che si possa uscire prima possibile, perché, sì. Perché io sto bene, chi ha tre figli, quattro figli, e gli stessi tre figli con due genitori chiusi in casa. Sì, si potrà verificare una cosa incredibile degli alunni che hanno voglia di ritornare a scuola. Sì, no, ce l'hanno già, ce l'hanno già. I ragazzi di Radio Brown The School, del progetto scolastico, ogni tanto li sento e confermano che... Non vedo l'ora di tornare a scuola. Frasi che non si sentivano. Mai sentite. Fondamentalmente. Infatti, 2020 ha segnato anche una prima volta per qualcosa. Esatto. Da Radio Brown The Rocks, dallo studio 1 di Via Gianoglio 41, per me è tutto, Enrico. Ricordiamo l'appuntamento, come sempre, domani mattina alle ore 10. Good morning, bra. Coppia insolita. Botti e Moroni. Attenzione. Finirai in rissa? Finirai sì in rissa, no? Se volete, se siete curiosi, non dovete fare altro che seguire domani mattina la trasmissione, che come tutti i giorni vi tiene compagnia dalle 10 a mezzogiorno. Ciao Checco. Ciao Henry. Brown the Rocks. Join the club.